People often ask me what made me take up writing. Many of them, I fancy, wonder whether to take my answer seriously, although it's a strictly truthful one. You see, I put it all down to the fact that I never had any education. Perhaps I'd better qualify that by admitting I did eventually go to school in Paris when I was 16, or thereabouts. But until then, apart from being taught a little arithmetic, I'd had no lessons to speak of at all. Incontro la signora del crimine all'Old Swan Hotel di Harrogate, naturalmente all'ora del tè, qui servito secondo la vecchia tradizione inglese, con tramezzini al cetriolo. Signora Christie, ho avvertito lei una punta di contrarietà quando le ho proposto di incontrarci in questo hotel. A dire il vero, l'ho trovato un'idea un tantino perfida. Ma visto che scrivo detective story, anche, per così dire, coerente. In verità ho creduto che questo luogo, che per lei ha già costituito una volta un rifugio, fosse l'ideale per una conversazione intima, insomma, informale. Lei non ha tenuto conto che questo rifugio, come l'ha definito, è il luogo in cui, dopo la richiesta di divorzio fattami dal colonnello Christie, ho trascorso 11 giorni in uno stato di prostrazione e grande confusione. Sta confermando che la sua scomparsa prolungata fu frutto di un'amnesia? Per questo neppure Scotland Yard riuscì a rintracciarla per così tanto tempo. Quella dell'amnesia è la versione preferita da Archibald. Lo avrà letto anche lei, immagino, preparandosi a questa intervista. Però le voglio confidare che nel romanzo successivo alla mia misteriosa sparizione, Il treno azzurro, uno dei personaggi sostiene che la febbre cerebrale non esista, che sia un'invenzione dei romanzieri. Tiri lei le somme. Ormai siamo qui. Peraltro so che il tè è eccellente e nessuno ci disturberà, perché mi sono permessa di registrarla con il nome che utilizzò anche allora, Teresa Neal. Beh, tranne che adesso quel falso nome è la scoperta dell'acqua calda, lo conoscono tutti. Ma all'epoca era il dicembre del 26, tutti pensarono che fossi davvero diabolica a prendere una stanza con il cognome dell'amante di mio marito. Forse era più corretto pensare che fosse una forma di giustizia riparativa. Beh, i suoi detrattori preferirebbero parlare di vendetta. Beh, i miei detrattori ne hanno parlato come di una trovata pubblicitaria per far vendere i miei romanzi. Spero che non lo pensi anche lei, visto che ero già piuttosto famosa. E quello stesso anno l'assassino di Roger Ackroyd aveva venduto parecchio, mi creda. Beh, certo, certo. Anzi, vorrei partire proprio da quel romanzo, che ancora nel 2013 è stato votato dall'Associazione dei giallisti britannici come la migliore detective story di sempre. Fu geniale scegliere come voce narrante quella dell'assassino. Io sono la regina del plot, ma lei dello spoiler, eh? Le chiedo scusa, starò più attenta, ma temo che possa ricapitare parlando di detective story. Dunque, tornando al romanzo, molto diverso da quello dell'Associazione dei giallisti fu il giudizio espresso dal famoso saggio di Edmund Wilson del 48, che è molto pesato sulla sua collocazione letteraria, signora Christie. Cito da Wilson: «I suoi personaggi sono uno spettro di tipi umani, stereotipi e caricature». E ancora, la sua frase è piatta e funzionale. Da allora è invalsa l'idea che lei scriva male. Potrei liquidare la sua domanda, che peraltro mi pare più una constatazione, replicando che Wilson parla per invidia. I critici sono spesso scrittori mancati. Ma sarebbe grossolano e troppo facile. Badi che le accuse a noi scrittrici sono sempre infide, eh? Io ho osato entrare in un territorio maschile, naturalmente non potevo anche scrivere bene, le pare? Però voglio cogliere questa occasione per dare una risposta più articolata. Cominciando dai miei personaggi. Wilson sostiene che siano caricature, ma lei lo sa chi mi ha insegnato a renderli tali? Temo di no. Charles Dickens, il maestro della caricatura, ne converrà. Eppure nel suo caso nessuno ne ha mai fatto un problema, anzi, no, il suo è un pregio. Beh, quella di Dickens è una letteratura umoristica. Ma anche nei miei romanzi c'è a volte un fondo di ironia. Di cui è soprattutto oggetto Hercule Poirot, il suo personaggio più famoso. Già. Mi crede, i lettori amano il mio Hercule Poirot molto più di me. Si sarà accorta che in più di un'occasione non gli risparmio le frecciatine degli altri personaggi. C'è tanta di quella cera sui suoi baffi che starebbe bene nell'atelier di Madame Tussaud. Non male, eh? Oppure, in un altro passaggio di un testo, ho scritto «porta le ghette sulle scarpe, persino in campagna». Ah già, la sonnolenta campagna inglese. Quattro anime e un bel po' di delitti. La bucolica, crudele campagna inglese, come direbbe il mio Paravicini.
Ma torniamo a Poirot, signora Christie. Il suo detective più famoso è un personaggio piuttosto antipatico, un tipo pieno di tic. Un tipo, per l'appunto. Ah, ma non si inganni anche lei? Pensi a questo piuttosto. Nel 1920, quando ho scritto il mio primo romanzo, Poirot a Stiles Court, l'Europa era appena uscita dalla Grande Guerra. E il mio detective con i baffetti è niente meno che un rifugiato belga. Si immagina se oggi qualcuno scrivesse una detective story con un investigatore che sia, un rifugiato ucraino? Inoltre, è attraverso uno straniero come lui che il mondo guarda l'Inghilterra. Forse è anche questo che non mi viene perdonato. Fatica a capirla, mi perdoni. Poirot è sempre scambiato per francese. Tanto, per noi inglesi, uno straniero è uno straniero. Non fa differenza da quale parte del mondo provenga. E nessuno straniero si può permettere di essere un perfetto esemplare di dandy, perché solo l'Inghilterra ne può produrre di autentici. Mi capisce? Sì, credo di sì. Poirot metterebbe in luce l'alta considerazione che gli inglesi nutrono di se stessi e la scarsa considerazione che nutrono per il resto del mondo. Devo riconoscere che nell'ultimo romanzo diventa un uomo malato, con un senso di fine imminente, umano. Guardi, mi permetta di rispondere ulteriormente alle critiche sui miei personaggi, correggendo un errore comune. Si dice che nei miei romanzi l'assassino sia sempre più insospettabile, sa, la storia del maggiordomo. In verità, i miei romanzi si reggono sull'idea che chiunque sia capace di un delitto, il che è un tantino più profondo, ne converrà. Implica la mia convinzione che il male sia universale. Per questo i miei personaggi sono chiunque lei potrebbe incontrare per strada, in una stazione ferroviaria, non so, persino in una sala da tè di un famoso albergo. I miei romanzi sono pieni di maschere, sì. Maschere di impostori che spingono il lettore a porsi la domanda: chi sei veramente? E non è questa forse la grande domanda del mio secolo? Infatti smascherare il colpevole è centrale nei suoi romanzi. Il chi e il perché assumono un'importanza, come dire, molto maggiore del come, a differenza di quanto accade in tante detective story di oggi, specialmente nella loro versione per lo schermo. Oh, mio Dio, che orrore quella narrativa in cui si indugia sui corpi martoriati, sull'efferatezza del delitto. No, è la ricostruzione della psicologia dell'assassino che a me interessa. E se prediligo i veleni come arma del delitto, a modo loro puliti, diciamo così, c'è una ragione. Non dipende solo dall'aver messo a frutto la mia esperienza nel dispensario durante la guerra. È che io non voglio in alcun modo alimentare la morbosità del lettore con il dettaglio macabro. Beh, direi piuttosto controcorrente. Secondo lei questo potrebbe spiegare perché i lettori dei suoi romanzi sono in calo? Può anche essere. Tuttavia i miei libri hanno venduto più o meno 2 miliardi di copie. E le ricordo che io posso vantare lettori eccellenti. Thomas Stern Eliot, per dirne uno, ha dedicato alla detective story un saggio e anche se l'ha intitolato Omaggio a Wilkie Collins, spende parole di apprezzamento per me, per i miei detective che non portano armi ma sono dotati della sola intelligenza, delle celluline grigie. Un altro lettore d'eccezione era Winston Oden. Diceva che i miei romanzi stanno accanto il buon whisky e il buon tabacco. Se non sbaglio, diceva che gli procuravano la stessa assuefazione dell'alcol e del tabacco. Ma sono sottigliezze. Vorrei concludere questa discussione circa l'assenza di profondità dei miei personaggi. Aggiungo solo un'ultima cosa. Io rifuggo l'inclinazione a subordinare ai personaggi la trama, perché ciò farebbe perdere al delitto la sua forza dirompente. Una cosa che ho sempre rimproverato a Marjorie. Marjorie? Allingham. Non conosce i suoi romanzi, di cui si è detto che sono ben scritti? No. Appunto. Visto che ne parla lei per prima, mi soffermerei sulla sua scrittura, che Wilson definì piatta e funzionale. Ma un uomo irritante, quel Wilson. Un americano. Ma le avevo promesso che avrei risposto alle sue critiche in modo articolato. Dunque vediamo la mia prosa. Ecco, ascolti bene, eh. Era freddo. Il cielo era scuro e carico di neve, uniforme. Un uomo, in soprabito scuro, con il bavero alzato sul viso e il cappello calato sugli occhi,
che procedeva lungo Clover Street, salì i gradini del numero 74, premette il dito sul campanello e lo udì trillare nel seminterrato. La signora Casey, con le mani affaccendate nel lavello di cucina, disse aspra: «Maledetto campanello, non c'è pace, non ce n'è!» Con il fiatone arrancò sulle scale dello scantinato e aprì il portone. L'uomo, che si stagliava di profilo contro il cielo, chiese: «La signora Lyon?» Rispose la signora Casey: «Secondo piano. Può salire? La sta aspettando?» L'uomo scosse lentamente la testa. «Oh, va bene. Salga pure.» Lo osservò salire le scale rivestite di una passatoia logora. In seguito disse che le aveva dato una strana sensazione, ma al momento pensò solo che doveva avere un gran brutto raffreddore per bisbigliare in quel modo, e non c'era da stupirsene con un simile tempaccio. Non appena l'uomo svoltò l'angolo delle scale, prese a fischiettare a bassa voce, e il motivo che fischiettava era Three Blind Mice. L'avrà riconosciuto. È l'incipit del racconto da cui ho tratto la mia più famosa pièce teatrale. Ammetto che la filastrocca di Trappola per topi mette i brividi. Non è mica la mia propensione alle filastrocche che volevo sottolineare, ma la mia prosa. Paratattica, senza fronzoli, pochi aggettivi. Uno stile per sottrazione. Crede che se avessi costruito periodi pieni di subordinate oggi mi leggerebbero ancora? La mia scrittura resiste al tempo. Poi, se vuole, può anche definirla funzionale al genere, anche se parlare di genere è davvero riduttivo. Che altro si può leggere nei suoi romanzi che non sia ascrivibile al genere? Nella sua forma più classica, quella consolatoria in cui l'ordine viene ripristinato con la scoperta del colpevole e tutti sono più tranquilli. Lo ha sostenuto spesso anche lei che we love to be scared safely. Amiamo venire spaventati sentendoci al sicuro. Mi perdoni, ma lei crede davvero che Assassinio sull'Oriente Express e Dieci piccoli indiani siano romanzi consolatori? Quali idee di giustizia narrano? Le devo ricordare la storia? No, no, non ce n'è bisogno. Sarebbe lei a fare degli spoiler in questo caso. Piuttosto, sono curiosa. Lei ha usato il titolo Dieci piccoli indiani, ma il romanzo ne ha avuti diversi. L'unico che le chiedo di non utilizzare, per ovvi motivi, è quello con cui uscì la prima edizione nel 1939. Ten Little Negroes, capirà, ecco. Poi decida lei tra la versione americana di And Then There Were None, e non rimase più nessuno, che è il verso con cui si chiude la filastrocca, o Dieci piccoli indiani, il titolo con cui il romanzo fu ripubblicato ed è utilizzato nella gran parte delle traduzioni, compresa anche quella italiana. Lo sa che, anzi, a sua volta è una variante del titolo originale della filastrocca, che era Ten Little Injuns. Ora, Injuns e Indians potranno anche essere la stessa parola, ma capirà anche lei che Injuns può risultare offensivo. In odore di razzismo. In odore di un mondo in cui bianco è lo sguardo sul resto. Potremmo parlare di uno sguardo colonialista. In quel romanzo lo spettro dell'altro è ovunque e in nessun luogo. L'atmosfera è carica dell'ansia dell'uomo bianco. Beh, ognuno è in larga misura figlio del suo tempo. Io sono figlia del grande impero britannico. Ma se lei ha letto attentamente il romanzo, si sarà accorta di come la vera paura dei dieci sull'isola, un luogo in cui non possono in alcun modo nascondersi, sia quella di essere vulnerabili, esposti. Esposti non a ciò che non riescono a vedere badi bene, ma a quello che vedono l'uno nell'altro e soprattutto in se stessi. E si sarà anche accorta che sotto la maschera della rispettabilità quei dieci sono i veri selvaggi. Se c'è uno sguardo in quel romanzo, mi creda, è di critica ai colonizzatori. Crede davvero che sia rubricabile come romanzo di genere? No, in effetti. Forse se si fosse limitata ai due romanzi che ha citato, la critica sarebbe stata più benevola nei suoi confronti. Ma lei ne ha scritti oltre 70. Temo che la quantità possa essere stata determinante nella sua esclusione dal canone letterario. Insieme, come ha detto, all'essere donna nel territorio di un genere per lo più maschile, all'aver scritto detective story che per lo più assumono una forma consolatoria e utilizzano uno schema ricorrente. Detesto un mondo con la pretesa delle definizioni. Lei dovrebbe sempre ricordare che sono io,
ad aver coniato le regole del genere, e all'interno dello schema della detective story io ho introdotto una gamma di variazioni così estesa che è difficile pensare a un'idea che non abbia sperimentato. Per esempio? Beh, nessuno prima di me aveva scritto una detective story in cui, come lei ha ricordato, l'assassino è il narratore, in cui l'intera struttura del romanzo è suggerita dal titolo, per esempio, in cui tutti vengono assassinati e anche il colpevole è destinato a morire. Ne ho scritta una in cui tutti sono colpevoli, una in cui il colpevole viene impiccato ma il mistero rimane irrisolto, in cui l'assassino viene visto attraverso il finestrino di un treno in corsa, e poi mi faccia pensare, in cui il luogo e l'ora dell'assassinio compaiono in un annuncio sul giornale, in cui gli assassini sono un fratello e una sorella incestuosi. Beh, devo continuare? No, no, non è necessario. Direi che ha ottenuto il punto, signora Christie, per usare un'espressione inglese. Chapeau, per dirla alla francese. Oh, santa pazienza. Poirot è belga. Belga. Ah, sarà meglio rifarci da questa conversazione con un buon tè. Cameriere? Desiderano? Avrei voluto provare un tè bianco, ma non mi sembra il caso. Prenderò quello che prenderà la signora Christie. Un Earl Grey, naturalmente. Un tè da regina.